Falciati ci racconta la storia della pulce che voleva vedere il mondo. Teo è una piccola pulce che vive vicino a una radura selvaggia insieme alla sua mamma e ai suoi 8 fratellini. Teo è un minuscolo esserino, eppure si pone grandi domande che necessitano risposte altrettanto importanti. Ascoltando il suo cuore e armandosi di coraggio, decide di partire alla scoperta del mondo, fuori dalla sua tana e dal villaggio delle pulci. Vuole avere quelle risposte e seguire il suo desiderio di conoscere. Gasparo, invece, è un allegro bambinetto di 5 anni. È sensibile e felice e anche lui si interroga su ciò che lo circonda, ponendo le sue infinite domande a Leopoldo, il suo fedelissimo gatto rosso a strisce bianche, che sa parlare. Teo incontrerà tanti amici nel suo cammino e piano piano in lui crescerà il desiderio di conoscere l'uomo. Gasparo attende la sua piccola pulce, che ormai è diventata famosa nel mondo degli animali, e finalmente queste due anime pure si incontreranno. Di Paola Alciati, La pulce che voleva vedere il mondo.